Iniziamo da tre brevi approfondimenti su temi che abbiamo toccato nei webinar passati che abbiamo già fatto. I tre argomenti sono le regioni come soggetti attuatori di primo livello, adesso questa terminologia la renderò più chiara, i progetti in essere e il fondo complementare. Partiamo allora dalle regioni come enti attuatori di primo livello. Qui approfitto insomma di questo spazietto che ci siamo creati anche per fare un po' di comunicazione rispetto ad una iniziativa che la regione siciliana sta portando avanti. Innanzitutto, che cosa significa enti attuatori di primo livello? Abbiamo visto come nella governance essenziale del PNRR noi abbiamo delle amministrazioni centrali che sono le amministrazioni titolari degli interventi. La ripartizione finanziaria del piano, abbiamo visto, è perfettamente ripartita tra queste amministrazioni centrali. Quindi abbiamo le amministrazioni che sono soggetti titolari e che quindi fanno gli avvisi, fanno la selezione dei progetti, organizzano il monitoraggio, fanno decreti che regolano la complessa materia, diciamo, del PNRR, e poi abbiamo i soggetti attuatori. E noi abbiamo visto come molto spesso i soggetti attuatori sono comuni, ossia sono i soggetti che coordinano la realizzazione e la definizione e la realizzazione dei singoli progetti. Poi abbiamo anche il livello dei realizzatori che sono in sostanza, per esempio, nel caso delle opere pubbliche, le imprese che fanno i lavori, oppure degli enti di formazione, possono essere nel caso in cui ci siano delle attività relative appunto a costruzione di competenze, diciamo, e così via. In questo modello a volte c'è un elemento di, diciamo, di complessità, insomma, di articolazione. Nel senso che in alcuni casi noi abbiamo degli attuatori di primo livello e degli attuatori di secondo livello. Un classico attuatore di primo livello è l'amministrazione regionale. Allora, che succede in questo caso? Che l'amministrazione centrale si accorda con l'amministrazione regionale per la realizzazione di un determinato intervento. Adesso su questo faremo un esempio. A sua volta l'attuatore di primo livello, che comunque rimane un attuatore, cioè la titolarità dell'intervento rimane sempre in capo all'amministrazione centrale, l'attuatore di primo livello si rivolge agli attuatori di secondo livello, molto spesso ai comuni, per la realizzazione ancora una volta dei progetti. E quindi l'attuatore di primo livello dà le regole generali, fa gli avvisi, sostiene, accompagna gli attuatori di secondo livello nella realizzazione degli interventi e così via. È un po' come se fosse, ecco, uso un termine che rischia di provocare qualche dubbio, ma che è comunque chiaro, una sorta di organismo intermedio sostanzialmente, a valere su misure specifiche del PNRR. Questo, tra l'altro, invita noi, diciamo come attuatori di secondo livello, a fare attenzione, diciamo, a queste procedure, nel senso che sono comunque delle opportunità di accesso a fondi per finanziare degli investimenti che possono essere importanti. Un esempio che voglio portarvi di una procedura aperta, anche se non ancora pienamente definita, è quello della misura 172, che riguarda la rete di servizi di facilitazione digitale del PNRR. Come si colloca questa misura 172? È un sub-investimento della missione 1, componente 1, digitalizzazione della pubblica amministrazione del PNRR. Qui, diciamo, tutto quello che noi immaginiamo come progettualità deve avere delle precise coordinate, cioè incasellarsi in maniera chiara, totale, nella griglia programmatica del PNRR. Allora, noi abbiamo questo sub-investimento della missione 1 che è gestito dal Dipartimento della Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ditemi se la mia voce si sente chiaramente, perché l'altra volta abbiamo avuto un problema su questo. Sì, si sente bene. Ok, allora. Ok. Perfetto, l'audio. Capita che si abbassi da solo, diciamo, improvvisamente, non, però insomma, per adesso allora funziona. Questa misura, come vi dicevo, è gestita dall'amministrazione centrale, in particolare da un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è in particolare, diciamo, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Il Dipartimento della Trasformazione Digitale, per attuare questa misura, che prevede in particolare dei centri di facilitazione digitale, adesso dirò che cosa sono, si è accordata con le amministrazioni regionali e quindi ha ripartito i fondi e anche gli oneri dell'attuazione, in particolare, per esempio, dicendo alla Regione Siciliana, accordandosi, concordando con la Regione Siciliana, la realizzazione di 302 di questi centri di facilitazione digitale. E quindi siamo di fronte, diciamo, ad una casistica come quella di cui vi dicevo in precedenza. C'è l'amministrazione titolare, il Dipartimento della Trasformazione Digitale presso la PCM, c'è un attuatore di primo livello, la Regione. La Regione come organizza l'intervento e quindi come si prepara a fare un avviso, rivolgendosi ai comuni e anche ad altre istituzioni. Adesso su questo vedremo. In particolare, questi 302 punti di facilitazione devono fare in modo da coinvolgere un numero fissato di cittadini entro il 2026. Questo sta nella razionalità che ormai c'è chiara del PNRR, cioè che è basato sul conseguimento di risultati quantitativi osservabili. Questi cittadini devono essere coinvolti in iniziative di formazione, ad esempio sull'uso di internet e delle tecnologie digitali, sull'uso dei servizi digitali pubblici o sull'uso dei servizi digitali privati, come si usano le piattaforme, su come si sfruttano delle potenzialità, per esempio come quella dell'app Yoga, di cui abbiamo parlato in maniera semplificativa nel nostro incontro della scorsa settimana, e così via. La Regione dà degli standard, cioè questi punti di facilitazione digitale, ripeto, che devono essere realizzati poi, ad esempio, dai comuni, dai centri per l'impiego, dalle università, dagli istituti scolastici, dai CAF, devono avere naturalmente degli standard in termini di dotazione logistica, di attrezzature tecnologiche, di spazi adeguati e così via. Naturalmente i centri devono essere facilmente accessibili, devono essere in luoghi, diciamo, della socialità sostanzialmente, immagino per esempio, delle biblioteche o anche, diciamo, degli spazi appunto presso gli istituti scolastici o presso gli stessi comuni, insomma, e così via. E quindi la Regione, diciamo, come attuatore di primo livello, ha disegnato un po' gli standard che devono avere questi centri. Ovviamente c'è un soggetto responsabile all'interno dell'amministrazione regionale, il Dipartimento della Formazione Professionale, che lavora in collaborazione con l'ARIT, l'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica. Diciamo, non c'è ancora, questa è una procedura che è in corso, però a me faceva piacere parlarvene anche per, come dire, dare un'informazione su qualcosa che sta per succedere, nel senso che, ripeto, è una procedura che si sta avviando adesso. La Regione farà una procedura, potrà essere una valutazione competitiva, molto più probabilmente sarà una valutazione a sportello, in cui la Regione, man mano che arrivano le candidature, verifica il mantenimento di quegli del rispetto di quegli standard di cui vi dicevo, in alcuni casi può agire mediante affidamenti in house, però questa, diciamo, è una materia che è ancora in fase di definizione. La Regione Siciliana metterà attrezzature tecnologiche a rete, ripeto, per adesso c'è una progettazione di massima, diciamo, della procedura, metterà a disposizione per esempio dei comuni attrezzature tecnologiche a rete, queste attrezzature rimarranno anche dopo la conclusione del progetto e nella disponibilità delle amministrazioni. Chiaramente, come vi dicevo, gli enti locali
devono assicurare dei locali idonei, utenze attive, una connessione internet all'altezza, e questa probabilmente è la sfida più difficile, non certo, diciamo, come dire, questo certamente non rientra nella capacità, diciamo, delle amministrazioni, ma piuttosto nell'esistenza di infrastrutture adeguate, e le persone che dovrebbero lavorare in questi centri di facilitazione sono studenti, per esempio, delle facoltà di ingegneria, sono volontari, insomma, o altri soggetti. Ecco, è una procedura che si sta definendo adesso, però mi fa piacere, diciamo, informarvi, insomma, probabilmente lo sapete, nel senso che credo che il Dipartimento della Formazione Professionale ha già avviato un'attività di comunicazione su questo, però può essere interessante, diciamo, può essere un'opportunità per i comuni. È comunque interessante parlarne anche da un punto di vista metodologico, per questa distinzione fra, ripeto, che riguarda specifiche misure, non è sistematica, fra attuatori di primo livello e attuatori di secondo livello, e quindi per la necessità di mantenere anche alta l'attenzione quando si fa una ricognizione di opportunità, di mantenere alta l'attenzione sulle procedure regionali, o su alcune procedure regionali. E questo è il primo piccolo breve approfondimento. Ecco, questa è una schermata, un po' di informazione su PA Digitale 2026, che è un portale gestito dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, di cui vi dicevo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è un portale che è appunto dedicato, diciamo, alla gestione degli interventi di digitalizzazione dei vari settori della pubblica amministrazione, e contiene quindi una informazione specifica, dettagliata su questo, ed è anche un portale per la eventuale candidatura di progetti. In questo caso bisognerà vedere la regione come organizza, diciamo, la procedura, però diciamo che PA Digitale 2026 serve anche per la gestione delle proposte, delle candidature di progetto. E questo è il primo degli approfondimenti di cui volevo parlarvi. Il secondo approfondimento riguarda i cosiddetti progetti in essere. I progetti in essere sono una componente molto importante dal punto di vista quantitativo del PNRR. Sono parte come dire, che formano parte integrante del PNRR. Qual è la procedura per definire questi progetti in essere? Allora, innanzitutto, cosa sono? Prendo questa definizione dalla guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di cui vi ho parlato, che è uno dei pochi testi, almeno a mia conoscenza, che cercano un po' di mettere in ordine le varie questioni. La problematica sul PNRR, in questo momento, che è giustificabile, è la frammentazione dell'informazione. I fondi, per esempio, noi abbiamo delle fonti, come posso dire, delle disposizioni che sono pienamente integrate, per esempio nell'ambito dei regolamenti dell'Unione Europea. Adesso vedremo fra breve. Nel PNRR la situazione è una situazione di forte frammentazione delle disposizioni, che è anche comprensibile, nel senso che, voglio dire, perché queste macchine entrano a regime ci vuole molto tempo, che tra l'altro, diciamo, non c'è, diciamo così, a regime dal punto di vista anche amministrativo. Che sono i progetti in essere, o come dice la guida del MIMS, a legislazione vigente, che è più elegante, diciamo, come terminologia. Sono i progetti con una dotazione finanziaria già assegnata precedentemente all'approvazione del piano. E in particolare c'è una data fissata, che è il 1 febbraio del 2020. Diciamo che l'idea era anche quella di recuperare quello che è successo in termini di progettazione, decretazione di finanziamenti da quando è cominciata la pandemia. Insomma, questo spiega perché la data
si sia fissata la data del 1 febbraio 2020, cioè precedente all'approvazione del piano. Quindi, in sostanza, diciamo, nella misura in cui vi siano dei decreti che hanno approvato dei progetti prima dell'approvazione del PNRR, e questi progetti siano perfettamente coerenti con le regole del PNRR, allora questi progetti possono entrare nel piano, possono essere quindi finanziati a valere sui 195 miliardi del piano italiano. In alcuni casi, in particolare questo requisito un po' complicato, diciamo, leggevo anche delle osservazioni, dei commenti, insomma, che sono venuti da alcuni di voi, insomma, qui sottolineavano poi come non sia sempre facile fare le famose checklist, diciamo, di verifica del progetto DNSH. Ecco, chiaramente il rispetto del principio viene verificato a posteriori, nel senso che questi sono gli interventi che sono già cominciati, già in fase di realizzazione. E quindi noi come verifichiamo che questi progetti in essere siano compatibili con il PNRR? Attraverso una serie di criteri che a questo punto dovrebbero risultarmi, insomma, del tutto chiari. La coerenza dei risultati attesi dei progetti e le tempistiche di realizzazione degli stessi con milestones e target della misura. Il progetto in essere deve contribuire a rispettare milestones e target, altrimenti non può essere incluso nel PNRR. Il contributo che i progetti dovranno fornire alle finalità specifiche della componente dell'investimento del PNRR devono inquadrarsi perfettamente dentro le missioni, le componenti, gli investimenti, le misure del piano. Devono rispettare le regole in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interesse, di frodi e di corruzioni. E quindi la sana gestione finanziaria di cui abbiamo parlato negli scorsi webinar, che è un requisito naturalmente, l'assenza del cosiddetto doppio finanziamento, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sul dispositivo di ripresa e resilienza, il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo, e qui stiamo parlando del DNSH, che diciamo la citazione del Regolamento 852 del 2020 può servirci. Questo è un regolamento molto importante, diciamo, che bisogna conoscere per quanto riguarda in particolare la materia della coerenza con le regole della sostenibilità ambientale dei progetti, eventualmente l'assolvimento dei famosi tagging, cioè delle marcature per quanto riguarda in particolare la trasformazione, la transizione digitale, la transizione ambientale, il mezzogiorno, il rispetto del principio della parità di genere e della valorizzazione dei giovani. E quindi, in sostanza, i grandi requisiti del PNRR devono essere riscontrati a livello di progetti in essere per poter essere ammessi, incorporati nel piano. Ecco, questo è un esempio tratto sempre da questo elaborato del MIMS di cui vi dicevo in precedenza. Allora, vedete, per esempio, c'è una ripartizione interna al Ministero. Questo, diciamo, non ci interessa particolarmente, diciamo, in questa sede, però, diciamo, il Ministero ha identificato delle leggi di finanziamento sostanzialmente, di cui si occupano le varie direzioni generali nel Ministero stesso. Per esempio, vedete la DG per il trasporto pubblico locale e regionale, che lavora all'interno della missione 2, quella in sostanza della transizione climatica, componente 2, mobilità. E quindi identifica per ciascuna area di intervento, per ciascun progetto, investimento, subinvestimento, le leggi di finanziamento che contengono dei progetti in essere. Per esempio, vedete, sul rinnovo dei treni
del trasporto pubblico locale identifica la legge di finanziamento, cioè un decreto ministeriale che ha in allegato un elenco di progetti, in particolare il decreto ministeriale 319 del 9 agosto 2021, quindi è rispettata la data, diciamo, del 1 febbraio 2020 come data di partenza, che include anche progetti in essere. E quindi in questo caso, appunto, siamo di fronte alla ammissibilità di questi all'ammissibilità, diciamo, di questi progetti all'interno del PNRR. Naturalmente, accanto ai progetti in essere ci sono dei progetti invece nuovi. Ad esempio, vedete sulla misura 5.3, supporto alla filiera dei bus elettrici. Allora si prevedono avvisi e bandi per un valore di 300 milioni di euro. In questo caso noi, diciamo, vediamo che non ci sono progetti in essere, ma facciamo riferimento a dei progetti nuovi. Insomma, ecco, per esempio qui un esempio di una procedura al cui interno ci sono dei progetti in essere, e questa, vedete, delle risorse destinate a ciclovie urbane, e vedete come vi sono dei decreti di finanziamento relative alla costruzione di ciclovie urbane in vari comuni. E questi decreti, appunto, fanno riferimento a dei progetti che possono essere portati sul piano perché rispettano i requisiti fondamentali del piano e che quindi costituiscono progetti in essere. Ecco, questa slide serve semplicemente a mostrarvi l'importanza dei progetti in essere sul totale del piano. Vedete, 51 miliardi su un totale di 191,5 miliardi di euro del piano. Insomma, quindi è una quota molto importante, insomma, circa un quarto sostanzialmente delle risorse del piano, insomma, è costituito da progetti in essere. Vedete come le amministrazioni che hanno assegnato la maggiore quota di progetti in essere sono il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e il Ministero della Transizione Ecologica, che si muovono soprattutto, insomma, per grandi opere infrastrutturali, il primo nel campo delle infrastrutture e della mobilità, insomma, e il secondo nel campo della transizione ecologica. Quindi qual è la condizione per questi progetti in essere? Che sono identificati facendo riferimento a dei decreti ministeriali di finanziamento, che naturalmente possono benissimo avere come soggetti attuatori i comuni o altre entità territoriali, e che rispettano i requisiti fondamentali del piano per come li abbiamo appena esaminati. Un breve approfondimento vorrei farlo anche con riferimento al fondo complementare. Allora, il fondo complementare, contrariamente, diciamo, il paragone non dovrebbe nemmeno essere fatto, però giusto per essere chiari, contrariamente ai progetti in essere che diventano risorse del PNRR, che quindi vengono pagati con fondi, tra virgolette, dell'Unione Europea o che provengono dall'Unione Europea, ma che sono comunque, da qualsiasi punto di vista si veda, sono soldi nostri. Ecco, quindi, mentre i progetti in essere sono fondi del PNRR, il fondo complementare non sono fondi del PNRR, ma sono fondi nazionali, bilancio dello Stato. In particolare, vedete, è stato istituito immediatamente dopo, insomma, l'avvio del PNRR, il fondo complementare, con un decreto legge del 6 maggio 2021, con una dotazione finanziaria superiore ai 30 miliardi di euro.
Diciamo che la caratteristica del fondo complementare è che deve essere utilizzato secondo regole del tutto analoghe a quelle della PNRR. In termini di collocazione generale all'interno della struttura programmatica del piano, adesso su questo però torneremo perché è un aspetto importante, e anche in termini di rispetto dei milestones e dei target, rispetto dei requisiti, insomma, per come li abbiamo visti e così via. Quindi è come se io stessi spendendo dei soldi del PNRR, che invece sono dei soldi nazionali. Qualche differenza ci sta, diciamo, però adesso vediamo, insomma, di che cosa si tratta. Dov'è alla fine la differenza? Che il fondo, il PNRR, finanzia, cofinanzia, cioè supporta dei programmi del piano. Adesso vedremo quali sono. Anche questa terminologia programmi non è proprio, come dire, non aiuta, non facilita, però finanzia anche delle cose nuove. Per esempio, finanzia degli investimenti di natura stradale che non stanno dentro la tipologia degli interventi su cui il PNRR lavora. Però adesso questo lo vediamo. Allora, dove trovo l'informazione? Abbiamo detto, ci sono alcuni programmi di supporto, di addizionalità, ecco, questa è la parola giusta, di addizionalità del fondo rispetto al PNRR, e ci sono invece dei programmi, tra virgolette, nuovi. Dove trovo questa informazione? Vedete, io ho messo qui una scheda che riguarda uno dei oltre 30, diciamo, progetti, dei 30 progetti del finanziati dal fondo complementare. In particolare questo decreto poi istitutivo, insomma, del decreto del 6 maggio 2021, questo del fondo complementare, poi è stato seguito, è stato implementato identificando delle schede progetto. Le chiamano schede progetto, ma in realtà, insomma, non sono propriamente progetti, per la verità, insomma, però va bene. Allora, cosa trovo in queste schede? Che sono naturalmente un allegato, insomma, dei decreti, insomma, quindi facilmente reperibili su internet. L'amministrazione proponente, anche in questo caso le amministrazioni centrali sono titolari delle procedure, il nome del progetto, per esempio qui parliamo di ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati, l'obiettivo, diciamo, nel caso specifico, ripeto, non analizziamo specificamente questa, diciamo, questo progetto, ma comunque, insomma, per capire quello che stiamo dicendo in questo momento, l'obiettivo è la riqualificazione infrastrutturale di siti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno per ospitare percorsi di istruzione superiore, ricerca multidisciplinare e creazione di imprese orientate alla creazione di quattro sistemi dell'innovazione, o l'importo o la complementarità con il piano. E in particolare, vedete, la complementarità si stabilisce sulla missione 5, inclusione e coesione, componente 3, interventi speciali per la coesione territoriale. Ovviamente ci sono delle tempistiche di attuazione che sono compatibili col piano dal 2021 al 2026. Ricordiamo che a metà del 2026 il piano termina. La modalità di attuazione, che è una procedura concertativa negoziata, quindi manifestazione di interesse per la creatura di idee progettuali, procedura negoziale per l'individuazione dei progetti ammissibili. Ricordate come ricordate le tre grandi modalità di selezione dei progetti, cioè quella competitiva, quella attraverso decreti di finanziamento, quella attraverso la procedura negoziale. Questo è un caso di procedura negoziale. È una procedura dedicata al Mezzogiorno, Italia meridionale, quindi ha una valenza territoriale. Anche il tagging, diciamo, è una delle regole con cui vengono definiti gli interventi del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, il PNIC.
I soggetti attuatori, in particolare, vedete qui l'attuazione è centralizzata e in particolare il soggetto attuatore è l'Agenzia per la coesione territoriale. E poi successivamente entrano in gioco i soggetti individuati come stazioni appaltanti per la realizzazione delle opere. Quali sono le altre informazioni? La ripartizione delle risorse negli anni di attuazione. Le informazioni aggiuntive che riguardano il monitoraggio, come viene effettuato il monitoraggio, c'è una regola generale di omogeneità fra PNIC e PNRR anche dal punto di vista del monitoraggio, nel senso che i decreti stabiliscono che entrambe queste forme, diciamo, di queste modalità di intervento vadano monitorate attraverso REGIS. I risultati finali di qualificazione e rifunzionalizzazione di almeno 4 siti per la creazione di ecosistemi e l'innovazione nel Mezzogiorno, una relazione illustrativa in cui poi entra nel merito, insomma, di quello che si intende fare. Noi adesso non ci occupiamo di questo specificamente, ma questo serve, ne parliamo di uno per parlare di tutti. Il terzo elemento essenziale è quello del cronogramma procedurale. Ognuno di questi progetti, per come li definiscono le schede PNIC, ha un cronogramma procedurale che ovviamente è coerente con i tempi del PNRR. Vale questo principio di totale omogeneità, insomma, ecco. E quindi vedete, sono stabiliti dei milestones, e quindi pubblicazione delle manifestazioni di interesse, invito alla presentazione dei progetti, provvedimento di ammissione al finanziamento, avvio dei lavori entro il secondo trimestre del 2026, cioè il momento conclusivo del piano, i lavori devono essere completati. Come vi dicevo, noi abbiamo 24 programmi nuovi e 6 programmi già presenti del PNRR, rispetto a cui quindi il fondo complementare fa addizionalità. Allora, programmi è una terminologia che per la verità non esiste nel PNRR, nel senso che noi abbiamo missioni, componenti, ambiti, misure possono essere riforme, investimenti. Però diversi investimenti sostanzialmente sono stati definiti come programmi, per esempio servizi digitali e cittadinanza digitale, servizi digitali e competenze digitali, tecnologie satellitari, transizione 4.0 che ha a che fare con la competitività e l'innovazione, piani urbani integrati, ecobonus e sisma bonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. Però quando io parlo di programmi non parlo di nuove articolazioni nella struttura programmatica del PNRR, ma parlo appunto di iniziative che si collocano comunque all'interno delle misure del PNRR. Allora, questi 6 sono i programmi, come li abbiamo definiti, dove c'è addizionalità tra PNRR e fondo complementare. Quindi ci sono PNIC di sostegno, li potremmo chiamare, PNIC addizionali. Poi ci sono 24 programmi, però vedete come poi la terminologia è incoerente, nel senso che nelle schede li chiama progetti, però ecosistemi per l'innovazione a sud in contesti urbani marginalizzati. L'importante è che ci capiamo, insomma, non che interventi per le aree del terremoto 2009-2016, rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi, questo per quanto riguarda i bus e quanto riguarda le navi, rafforzamento delle linee ferroviarie regionali, rinnovo del materiale rotabile, infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci, strade sicure, per quanto riguarda il monitoraggio dinamico per il controllo di ponti, viadotti e tunnel, diciamo, Dio sa quando ne abbiamo bisogno, implementazione per il controllo della rete viaria principale, sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, aumento selettivo della capacità portuale,
ultimo penultimo miglio ferroviario statale, efficientamento energetico. Naturalmente io vi rimando poi ad una lettura delle schede per saperne di più, insomma, nel caso in cui riteniate, per esempio, che alcuni di questi ambiti possano essere interessanti e quindi su cui è necessario acquisire ulteriore informazione. Elettrificazione delle banchine, strategia nazionale delle aree interne, strade in particolare, riqualificazione edilizia residenziale pubblica, investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, salute, ambiente, biodiversità e clima, ospedale sicuro e sostenibile, ecosistema innovativo della salute, polis, case di servizio di cittadinanza digitale, accordi per l'innovazione, costruzione e miglioramento di padiglioni, spazi e strutture penitenziarie per adulti e minori, contratti di filiere distrettuali per i settori agroalimentare, pesca, acquacultura, silvicoltura, eccetera, iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale. Vedete come all'interno, diciamo, di questi programmi ci sono degli interventi, insomma, che possono essere rilevanti, molto rilevanti, insomma, per il territorio. E quindi io, insomma, vi rimando comunque ad un approfondimento sulle singole schede, insomma, in base ai vostri interessi. Di questo abbiamo parlato in una nostra piuttosto precedente incontro, questo lo ribadisco un pochino perché per dare anche qui un'idea della dimensione delle risorse. Vedete come il fondo, sono più di 30 miliardi di euro che si aggiungono ovviamente a quelli del PNRR e a quelli di React-EU, che abbiamo visto è uno strumento di intervento di emergenza, e che vedete sono orientati un po' a tutte le misure, anche se con questa particolarità, con queste specificità dei programmi, ma comunque rientrano, vedete, sono incasellati comunque nella macro struttura del PNRR. Cioè, comunque fanno cose che, diciamo, sono coerenti, insomma, con le missioni del piano. Ecco, un'ultima informazione che voglio darvi su questo. Questi sono dati che ho preso, insomma, frettolosamente, insomma, ma comunque mi faceva piacere dargli un'informazione di questo tipo dal sito della Ragioneria Generale dello Stato. Vedete, il 19 miliardi sono i programmi, sono i programmi nuovi, per come li abbiamo definiti, tipici, specifici della PNIC, e 11 miliardi circa sono le risorse addizionali, che quindi finanziano progetti all'interno delle misure, cofinanziano meglio, progetti all'interno delle misure del piano. Chi fa la parte del leone, come abbiamo detto, questo l'abbiamo già visto in effetti, è il MIMS, che comunque ha tante risorse in assoluto, 9,7 miliardi, seguita dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ci sono anche molte iniziative che riguardano per esempio le filiere produttive e l'innovazione, e dal MITE, della transizione ecologica, insomma, anche qui per prevedere, insomma, risorse addizionali, insomma, per gli investimenti di transizione climatica. Oggi noi faremo alcune parti, insomma, di questa presentazione sulle regole di programmazione e attuazione dei fondi 21-27. Vediamo dove arriviamo e poi tranquillamente, diciamo, riprendiamo gli argomenti nei nostri prossimi incontri. Anche perché qui parliamo comunque di una materia omogenea, diciamo così. Allora, partiamo, parte 1, dal quadro normativo dei fondi 2021-2027 e le strategie generali di intervento. Nella parte seconda vediamo che cosa finanziano il FESR e il Fondo Sociale Europeo Plus nel 2021-2027, quali sono i loro campi di intervento e quali sono gli impatti attesi sulle regioni e sui territori.
Nella terza parte ci occupiamo dei processi e degli attori per attuare i fondi 2021-2027. In sostanza, diciamo, questa parte dei nostri incontri è dedicata alle regole, delle regole dei fondi. Poi vedremo come queste regole atterrano nella programmazione nazionale, soprattutto nella programmazione regionale. Diciamo qui l'obiettivo, quindi, insomma, di questo webinar e delle parti, insomma, che svilupperemo successivamente, è di orientarci nelle procedure di programmazione e attuazione, di essere in grado di rispondere a domande come quali sono le opportunità di investimento offerte dai fondi 2021-2027, qual è il quadro normativo anche che li diciamo che li regge, quali sono i principali impegni di un'amministrazione comunale per attuare un progetto cofinanziato dai fondi. Allora, partiamo dal quadro normativo delle strategie generali di intervento e quindi ci chiediamo, primo punto, quali sono le disposizioni generali sui fondi 2021-2027, come si svolge il processo di definizione della programmazione. Qui, diciamo, ripeto un po', riprendo quello che avevo già detto in precedenza, la materia dei fondi, siccome è molto assestata, è anche, come posso dire, omogenea e coordinata. E quindi i riferimenti normativi sono più facilmente riscontrabili. Per il PNRR, che è una pianificazione, tra virgolette, giovane, purtroppo non possiamo dire che ci sia questa unitarietà di riferimento alle fonti. E quindi bisogna un po' inseguire i vari decreti del MEF per l'impostazione generale, e poi gli atti delle singole amministrazioni centrali, che, diciamo, sicuramente molto impegnativo per chi poi ha bisogno di un quadro coordinato, insomma, in cui intervenire sul territorio in particolare. Allora, partiamo dal quadro normativo dei fondi. Allora, noi abbiamo pubblicato a giugno 2021 un regolamento comune dei fondi. Perché un regolamento comune? Perché questi fondi hanno delle regole, appunto, comuni. Alcuni sono, come dire, sono più comuni di altri, diciamo così, però c'è una base di regole comuni, sostanzialmente, che per ridurre gli oneri amministrativi, insomma, per le autorità che li gestiscono e i beneficiari, appunto, l'Unione Europea ha deciso, insomma, di omogeneizzare. Una caratteristica di tutti questi fondi è quello di essere prevalentemente a gestione concorrente, nel senso che sono gestiti, ripeto, facendo salve alcune quote molto ridotte che sono invece gestite a gestione diretta, ma prevalentemente sono dei fondi a gestione concorrente, e quindi vengono attuati dall'Unione Europea in sostanza mediante una delega agli Stati membri e alle amministrazioni che nell'ambito degli Stati membri gestiscono questi fondi e le conseguenti programmazioni. Vediamoli un attimo: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR, il Fondo Sociale Europeo Plus. Perché Plus? Diciamo, ha un campo di azione un pochino più ampio, e poi è lo strumento principale di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, che è un atto politico di cui abbiamo già parlato negli scorsi webinar, un atto politico importante dell'Unione Europea in cui stabilisce dei principi base in materia di lavoro, di diritti, di parità. E il Fondo Sociale dà il corpo, poi, diciamo, al pilastro europeo dei diritti sociali, finanziando delle azioni conseguenti al pilastro europeo dei diritti sociali. Il pilastro è una visione, è un atto politico. Poi c'è bisogno di strumenti e programmi per attuarlo. Il Fondo Sociale è lo strumento di attuazione del pilastro europeo per i diritti sociali. Poi abbiamo il fondo di coesione, un fondo strutturale che però non si applica nel nostro paese, perché è dedicato a paesi con un reddito nazionale lordo inferiore al 90% della media comunitaria. Speriamo di non avere in futuro un fondo di coesione. Abbiamo il fondo per una transizione giusta,
anche il fondo per una transizione giusta è un fondo strutturale che accompagna i territori nella decarbonizzazione, ovvero interviene in aree dove c'è stata o c'è una presenza di industrie fortemente inquinanti e in cui quindi si tratta di mettere in piedi degli interventi per la riqualificazione ambientale e anche per la riconversione economica e sociale di quei territori. Questo è utile e importante saperlo, ma ci interessa relativamente poco in questo contesto, perché il Fondo per la Transizione Giusta, che spesso vedete anche citato col suo acronimo inglese, Just Transition Fund, il fondo non si applica in Sicilia, in Italia si applica soltanto in due realtà, le risorse sono concentrate sulle realtà di Taranto e del Sulcis, per ragioni ovvie. Poi abbiamo il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, il FEAMP, il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, il Fondo per la Sicurezza Interna, lo strumento per la gestione di frontiere e di visti. Naturalmente noi ci occupiamo, in questa sede, di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e di Fondo Sociale Europeo Plus. Chi di voi ha seguito, diciamo, le passate programmazioni vedrà in questo elenco di fondi che condividono delle regole, che hanno in comune delle regole, una mancanza, che è quella del FEASR, del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Il FEASR è stato, avendo delle modalità di attuazione, di programmazione fortemente differenziate rispetto a questi fondi, non è stato inserito all'interno del regolamento comune, questo regolamento di, diciamo, questa definizione, queste disposizioni che riguardano tutti questi fondi, comuni a questi fondi, e naturalmente però esiste assolutamente il FEASR ed è normato da un suo regolamento specifico. È anche importante allora in questo contesto un po' di attenzione concentrata su FESR e su FSE Plus, sapere quali sono i regolamenti che ci interessano più da vicino. Oltre al regolamento comune, che è il 1060 del 2021, abbiamo il regolamento FESR, che è il 1058 del 2021, e il regolamento FSE Plus, che è il 1057 del 2021. Ecco, un ultimo commento, insomma, che posso fare su questa slide è che, come vedete, anche l'Unione Europea è arrivata lunga, in ritardo, sulla programmazione 2021-2027. Nei passati periodi di programmazione noi avevamo, insomma, che alla fine dell'anno precedente l'inizio della programmazione i regolamenti erano pronti. Se non ricordo male, i regolamenti 14-20 erano stati pubblicati a novembre del 2013. Qui anche l'Unione Europea, insomma, per i fatti che conosciamo, per la pandemia, eccetera, ha fatto un po' tardi sostanzialmente. E quindi i regolamenti sono stati pubblicati a giugno del 2021. Poi, come vedremo, tutto questo si è ripercosso a valle, tanto che i piani finanziari dei nuovi programmi, il 2021 ovviamente l'hanno vuoto. Questi obiettivi strategici, un primo elemento, scusatemi, questi fondi 2021-2027, un primo elemento che hanno in comune sono gli obiettivi strategici. In particolare il regolamento 1060, questo regolamento comune, che è un bel regolamento, nel senso che voi lì ci trovate tutte le regole, naturalmente poi ci sono delle regolamentazioni successive che le specificano, le articolano, però il grande sistema di regole sta tutto in un unico documento che è il regolamento 1060, quindi chi di voi, come dire, lavora insomma sulla materia dei fondi, questa deve essere un po' la sua Bibbia sostanzialmente. Naturalmente non è che ci troviamo tutto, però ci troviamo le regole che poi vengono naturalmente anche, come posso dire, articolate, definite, dettagliate in norme a valle. Quali sono gli obiettivi, i cinque grandi obiettivi strategici dei fondi che semplificano in maniera consistente, o almeno dal punto di vista, come dire, dei titoli, insomma, nel senso che poi
magari troviamo sintetizzati, accorpati delle missioni che c'erano già, diciamo, nei vecchi regolamenti. Però passiamo da 11 obiettivi del 14-20 a 5 obiettivi dei fondi 21-27. Quali sono questi fondi? Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente della connettività digitale. Qui io ho un po' sintetizzato i titoli degli obiettivi strategici per farli entrare, diciamo, in una slide agevolmente consultabile, insomma. Sono un pochino più articolati, però insomma, il contenuto è questo. Quindi del primo obiettivo strategico io trovo la ricerca, trovo l'innovazione, trovo la competitività del sistema produttivo, trovo connettività digitale. Il secondo obiettivo strategico è quello dell'Europa verde, un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio, ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio. Nel 2021 nessuno poteva prevedere quello che sarebbe successo, ma comunque, insomma, noi adesso abbiamo l'obiettivo strategico che è incorporato, insomma, inquadrato in una strategia generale di azzeramento delle emissioni nette di carbonio. E quindi l'Europa verde, l'Europa più competitiva e intelligente, primo obiettivo, secondo obiettivo, l'Europa più verde, resiliente a basse emissioni di carbonio. Il terzo obiettivo strategico è un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità. E quindi qui parliamo sia di grandi reti di mobilità transeuropee, sia dei collegamenti fra i sistemi di mobilità regionali e territoriali e queste grandi reti. Il quarto obiettivo strategico è quello del lavoro, dell'occupazione, del lavoro, della formazione, dell'istruzione e dei diritti. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. E quindi qui facciamo riferimento a delle missioni di qualità e regolarità dell'occupazione, di estensione e di efficienza della formazione, di miglioramento dell'istruzione a tutti i livelli, di inclusione sociale, di diritti. Adesso poi ci soffermeremo sugli ambiti specifici di questi vari obiettivi. Il riferimento anche a livello, diciamo, di regolamento è questo, come vi dicevo, del pilastro europeo dei diritti sociali. Il quinto obiettivo strategico è quello territoriale, un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione e lo sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territori e delle iniziative locali. Come vedremo meglio fra breve, questo è appunto l'obiettivo territorializzato. Alla fine tutto, diciamo, atterra sul territorio, no? Tutto ricade sul territorio. Però la particolarità dell'obiettivo strategico numero 5 è che va attuato attraverso strategie di sviluppo territoriale. E su questo fra breve torneremo. Quindi dico, insomma, delle cose che, diciamo, chi di voi si è occupato di fondi sa molto bene. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, regolamento 1058 del 2021, interviene per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo e quindi la riconversione delle regioni industriali in declino. Questo fondo sta nel trattato istitutivo, quindi ha una forza, come dire, fondante all'interno dei dispositivi di policy europee, e in particolare persegue le grandi missioni della coesione economica e della coesione territoriale. Coesione economica significa puntare, come dicevamo in il nostro incontro precedente, puntare a ridurre i divari di sviluppo fra le varie regioni europee. Adesso noi abbiamo delle regioni molto ricche, per esempio il Lussemburgo, alcune regioni diciamo della, per esempio, no, del nord Europa, insomma, della Germania e della Francia, e abbiamo delle regioni molto povere, per esempio in Bulgaria, per esempio in Grecia, e purtroppo anche noi abbiamo, insomma, una componente molto importante di regioni cosiddette in ritardo di sviluppo.
Quindi il FES ha una, come dire, missione prevalente di coesione economica e territoriale, il Fondo Sociale Europeo Plus ha una missione prevalente di coesione sociale, cioè di riduzione delle disparità fra gruppi sociali in termini di accesso al lavoro, accesso all'istruzione, accesso alla formazione, diritti e benessere materiale. Naturalmente questa distinzione è un po', come posso dire, fatta con l'accetta, nel senso che i fondi, queste tre dimensioni della coesione, che sono dimensioni del trattato istitutivo dell'Unione Europea, poi alla fine sono perseguite da tutti i fondi. Per esempio anche il FESR lavora sulla coesione, contribuisce alla coesione sociale. Adesso vedremo meglio questo aspetto. Però, diciamo, giusto per distinguere in maniera un po' ampia, diciamo così, le missioni dei fondi, ecco, questo può aiutare, insomma, può essere utile. Perché questa distinzione? Perché poi alla fine, attuativamente, è molto importante tenere presente che FES e il Fondo Sociale, pur agendo in coordinamento, però hanno degli ambiti di intervento molto ben differenziati, diciamo, a meno di qualche elemento di flessibilità. Come funziona questa storia degli obiettivi strategici? Funziona in realtà esattamente come nel 2014-2020, e quindi noi abbiamo questi grandi obiettivi, 5 grandi obiettivi strategici, come definiti dal regolamento comune. Questi obiettivi strategici vengono declinati dagli obiettivi specifici. Noi tra poco passeremo in rassegna gli obiettivi specifici, perché è utile esaminarli, perché ci dà un'idea di quello che poi, del modo in cui noi possiamo utilizzare i fondi. Gli obiettivi specifici sono indicati nei regolamenti relativi a ciascun fondo, e quindi gli obiettivi specifici del FESR io li trovo nel regolamento 1058. I regolamenti, gli obiettivi specifici del Fondo Sociale Europeo Plus li trovo nel regolamento 1057. Agli obiettivi specifici, diciamo un po' in questa cascata, diciamo, di programmazione, si associano gli strumenti. Allora, il regolamento comune identifica un ampio insieme di settori di intervento, e quindi di interventi, di strumenti, possiamo dire, che contribuiscono ad attuare gli obiettivi specifici. Sono un riferimento importante perché poi quando si costruisce la programmazione, le azioni che noi facciamo a livello di singolo programma devono essere coerenti con questi settori di intervento, devono poter essere inquadrabili all'interno dei settori di intervento. Cosa se ne fanno gli stati membri di questa impostazione, obiettivi strategici, obiettivi specifici, settori di intervento? Qui, ripeto, l'itinerario è lo stesso che nel 2014-2020, c'è qualche differenza terminologica, purtroppo c'è qualche differenza terminologica, ma non molta differenza di sostanza. Allora, gli stati membri innanzitutto fanno un documento unitario che è l'accordo di partenariato, in cui definiscono le grandi scelte strategiche che orienteranno poi le varie amministrazioni che sono titolari della programmazione, e, cosa importante, definisce e ripartisce le risorse e identifica i programmi nazionali e regionali. La terminologia è un po' cambiata, nel senso che nel 14-20 noi parlavamo di programmi operativi, e purtroppo vedete come queste cose tornano ad uscire poi dalla penna. Nel 2021-2027 operativi non è piaciuto più alla Commissione Europea, e quindi noi abbiamo programmi nazionali e programmi regionali, 2021-2027. Al di sotto dell'accordo di partenariato poi abbiamo i vari programmi con la loro dotazione finanziaria, con la scelta degli obiettivi specifici, che deve essere comunque non coerente, ma proprio deve essere quella del regolamento, nel senso che
I programmi operativi identificano, fanno propri gli obiettivi specifici o una parte degli obiettivi specifici che sono fissati nei regolamenti del FESR e del Fondo Sociale Europeo Plus. Non ci si può inventare obiettivi specifici. Per attuare questi obiettivi specifici sono definite le azioni che vengono finanziate con, attraverso i fondi e con il relativo cofinanziamento nazionale. Le azioni devono essere ovviamente coerenti con gli obiettivi, sono gli strumenti con cui si raggiungono gli obiettivi e sono anche inquadrati all'interno dei settori di intervento del regolamento. E infatti, come si dice, insomma, le azioni a livello di programma devono essere costruite in coerenza con i settori di intervento definiti dal regolamento, in particolare dal regolamento comune, dal 1060 del 2021. Allora, delle differenze che io vi sottolineo rispetto al 2014-2020. L'accordo di partenariato è un documento molto più snello che nel 2014-2020. Devo dire, talmente snello da essere, non vorrei essere irrispettoso, insomma, ma alla fine quasi inutile, tranne che per l'identificazione dei programmi nazionali e regionali e per l'attribuzione delle risorse finanziarie. Perché dico questo? Forse chi si è occupato di voi, di fondi 14-20, magari ricorda, se ha assistito un po' alla genesi iniziale, insomma, della programmazione, ricorda come nell'accordo di partenariato erano identificate precisamente le singole azioni. Cioè è come se nel 14-20 l'accordo di partenariato avesse fatto costruito questo basket, questo cestino delle possibili azioni con la loro codificazione a seconda degli obiettivi strategici, e poi i programmatori nazionali e regionali dovevano prendere queste azioni dal basket e assumerle nel loro programma, ovviamente sulla base di quello che dovevano fare, insomma, dei temi e delle strategie che dovevano implementare, e quindi, diciamo, dargli una distribuzione finanziaria, dargli una dotazione finanziaria, identificare gli indicatori e così via, e attuare. Adesso questo nell'accordo di partenariato non c'è più, e quindi a livello di programmazione noi abbiamo delle azioni che hanno il requisito di dover essere coerenti, diciamo, con i settori di intervento. Poi alla fine nel negoziato si sono molto armonizzate e omogeneizzate anche le terminologie, insomma, anche i titoli delle singole azioni, e quindi poi alla fine voi vedete, insomma, che questo almeno personalmente, insomma, non convince molto, però abbiamo delle strutture di programmi che sono abbastanza simili tra una regione e l'altra. Però forse questo è addirittura un vantaggio, diciamo, rispetto alla facilità attuativa. Dove si attuano le politiche di coesione? Allora, i fondi, PESR, il Fondo Sociale, si attuano in tutte le regioni europee, e anche qui non ci sono differenze rispetto al 2014-2020, ma c'è, questo sì viene confermato, una ripartizione delle regioni europee nei tre ambiti, di cui probabilmente ricordate dal 14-20. Allora, io ho anche nel 21-27. Le regioni meno sviluppate, con un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media dell'Unione Europea. Nella mappa vedete raffigurate con un colore verde più intenso. Poi abbiamo le regioni in transizione, con un prodotto interno lordo per abitante compreso fra il 75% e il 100% della media dell'Unione Europea. Quindi le regioni in una situazione un po' intermedia, diciamo, fra quelle meno sviluppate e quelle più sviluppate. E poi abbiamo le regioni più sviluppate, che sono quelle con un prodotto interno lordo per abitante superiore al 100% della media dell'Unione Europea. Allora, se comunque i fondi vanno dappertutto, qual è la particolarità? La particolarità è l'intensità di aiuto, l'intensità del sostegno. Nel senso che una quota maggiore
delle risorse è destinata alle regioni meno sviluppate. In particolare, a livello di Unione Europea, per quanto riguarda il totale dei fondi, includendo anche il fondo di coesione che abbiamo detto a noi non interessa, più del 61% va alle regioni meno sviluppate, il 14,5% alle regioni in transizione, quelle intermedie fra sviluppo e ritardo, e l'8,3% va alle regioni più sviluppate. Quindi, diciamo, naturalmente ci sono, se noi facessimo una valutazione pro capite del finanziamento dei fondi, troveremmo naturalmente che questa sarebbe molto più alta nelle regioni meno sviluppate, e poi a scalare nelle regioni in transizione e nelle regioni più sviluppate. In un quadro che è sostanzialmente di conferma del 14-20, qual è invece la particolarità che riguarda noi? È una particolarità molto grave, nel senso che è aumentato il numero delle regioni meno sviluppate del nostro paese. E in particolare noi abbiamo che il Molise e la Sardegna, che erano precedentemente regioni in transizione, dopo aver fatto calcoli su il prodotto interno lordo per abitante, ecco, si è visto che queste regioni in realtà sono declinate rispetto alla media europea e quindi stanno nel gruppo delle regioni meno sviluppate. In questo momento quindi noi abbiamo nel gruppo delle RMS, delle regioni meno sviluppate, appunto il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Questo è un aspetto che, diciamo, alcuni commentatori scellerati, diciamo, ritengono positivo, nel senso che ovviamente per quello che abbiamo detto ci sono più risorse, ma in realtà è un dato gravissimo, che significa che le politiche di coesione non sono riuscite ad avere impatto tale da portare le nostre regioni a non essere più in regioni meno sviluppate. Devo dire che questa problematica non riguarda tanto il Mezzogiorno, ma riguarda tutta l'Italia. Cioè il nostro paese negli ultimi anni è andato perdendo quota rispetto alla media europea, in particolare misurata attraverso il prodotto interno lordo per abitante. Questo risulta anche un po' chiaro, diciamo, dalla mappa. Ecco, per esempio nel 2000-2006 noi avremmo visto tutta la penisola iberica di un verde intenso, diciamo anche diciamo tutta la Grecia, insomma adesso già c'è qualche regione della Grecia che diciamo è uscita dal novero delle regioni meno sviluppate, e insomma adesso vedete la situazione è diventata diversa, vedete come anche alcune regioni dell'est hanno cominciato, diciamo, ad essere meno verdi, diciamo così. E insomma, ecco, questo è un aspetto che non va bene, insomma, che testimonia male sulla capacità del nostro paese di affrontare questo il tema della crescita, insomma. Però allora vediamo un attimo anche di fare un breve riepilogo, insomma, su come si svolge poi il processo di programmazione dei fondi. Anche qui, ripeto, non ci sono grandissime novità, insomma, rispetto al 14-20. Noi abbiamo come primum movens, diciamo così, le grandi strategie europee, e quindi il Green Deal, l'Agenda 2030 e il Pilastro Europeo per i Diritti Sociali. Il Green Deal è, diciamo, questa grande strategia europea che persegue obiettivi di decarbonizzazione e di sviluppo sostenibile. Poi queste strategie europee, diciamo, sono coerenti, nel senso che non si limitano ad essere atti politici, ma prevedono poi una serie di strumenti che le implementano. Abbiamo Agenda 2030, che è un'agenda in realtà dell'ONU, che poi è stata recepita dall'Unione Europea, in cui sono individuati 17 grandi obiettivi dello sviluppo sostenibile.
La particolarità, diciamo, di Agenda 2030 è che quando parla di sviluppo sostenibile non si riferisce solo agli aspetti climatici ed ambientali, ma anche a quelli relativi ad aspetti sociali e a diritti, alla qualità del lavoro, ad esempio all'inclusione sociale, alla parità. Sulla base di queste grandi strategie e sulla base dei regolamenti 2021-2027 di cui abbiamo parlato, ecco, in coerenza viene sviluppato l'accordo di partenariato. Adesso qui gli esempi sono fatti sul nostro paese. L'accordo di partenariato, abbiamo detto, identifica le strategie generali di utilizzazione dei fondi, l'elenco dei programmi, le loro dotazioni finanziarie. Poi nel prossimo incontro vedremo, per esempio, quali sono i programmi nazionali, cosa che può essere interessante per tutti noi. Lo fa sulla base di una consulta. L'accordo viene preparato in particolare da un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è il Dipartimento per le politiche di coesione, sulla base di una consultazione, partenariato istituzionale e socio-economico. Nel quadro delle regole a cui abbiamo fatto cenno varie volte della gestione concorrente, l'accordo di partenariato viene approvato dall'Unione Europea, cioè viene preparato dallo Stato membro, in questo caso è stato preparato dal IPCOE sulla base di questa consultazione di cui vi dicevo, sia con le regioni, sia con il partenariato socio-economico. È stato presentato alla Commissione europea, c'è stato un cosiddetto negoziato, cui la Commissione europea, diciamo, ha per esempio sollevato rilievi, insomma, rispetto all'accoglimento di disposizioni del regolamento, oppure rispetto all'incorporazione di principi delle strategie europee, di Green Deal, al pilastro europeo per i diritti sociali. Insomma, c'è questo negoziato, alla fine del negoziato l'Unione Europea, con una decisione di la Commissione Europea, scusate, con una decisione di esecuzione, approva l'accordo di partenariato. L'accordo di partenariato è stato approvato, il nostro accordo di partenariato è stato approvato a luglio del 2022. A partire dall'accordo di partenariato segue l'elaborazione dei programmi in particolare 2021-2027, che seguono lo stesso iter dell'accordo. Sono preparati dalle amministrazioni titolari dei programmi, regioni e amministrazioni centrali, vengono condivise con ovviamente gli organi nazionali, con il DIPCO, e sono presentati alla Commissione europea. Anche in questo caso si stabilisce un negoziato che poi conduce alla fine all'approvazione dei vari programmi nazionali e regionali con decisione di esecuzione. Noi siamo in questo momento in una fase intensa, diciamo, di conclusione dei negoziati. Molti programmi, la maggioranza, sono già stati approvati, altri stanno per essere approvati. Poi su questo daremo in particolare per quanto riguarda la programmazione siciliana, faremo un affondo specifico un po' per presentare i contenuti di queste programmazioni. Naturalmente i testi dei programmi, anche prima dell'approvazione, sono noti, nel senso che vengono in generale approvati, per esempio, a livello regionale con delibere di giunta regionale. Comunque noi, insomma, siamo in una fase, ripeto, l'FSE Plus è stato della Sicilia, in particolare è stato già approvato, insomma, il FESR segue la stessa strada. Ecco, per chi magari ha un interesse a vedere la situazione delle approvazioni, vi segnalo le informazioni che sono date in una maniera molto accessibile e chiara su Open Coesione. Open Coesione è questo portale della trasparenza, tra virgolette, delle politiche di coesione nel nostro paese, che è coordinato dal DIPCOE, presenta informazioni di vario tipo, principalmente presenta un ampissimo database di tutti i progetti che sono stati approvati. Quindi, per esempio, se qualcuno di voi vuole fare una ricognizione sui progetti che riguardano il proprio comune, che sono stati approvati dal 2021
2010-2011 in avanti, per i primi anni la copertura non è proprio completa, poi dal 14-20 la copertura è totale, può andare su Open Coesione e mettere nei filtri, insomma, il nome del proprio comune e vedrà, diciamo, ordinatamente elencati tutti i progetti che hanno riguardato il proprio comune, non necessariamente finanziati dal comune, anche finanziati, diciamo, da, cioè, che abbiano, voglio dire, come beneficiario il comune, anche che hanno riguardato il territorio comunale, ma che sono stati attuati da altri beneficiari. E su Open Coesione, tra l'altro, in questo momento ci sono le tabelline dei programmi approvati con i link al loro testo. Fatto molto bene. Per esempio, nel caso nostro, può anche essere interessante vedere a che punto sono i programmi di cooperazione territoriale europea, che sono comunque, diciamo, una fonte, diciamo, di progettazione piccola, relativamente piccola, insomma, rispetto ai programmi regionali, ma che comunque, insomma, danno l'occasione di cimentarsi, insomma, con progettualità interessanti, in quanto appunto aperte alla cooperazione transfrontaliera o transnazionale. Cosa troviamo nel quadro strategico definito dall'accordo di partenariato e cosa troviamo nei programmi? Questo è perfettamente la struttura sia dell'accordo dei programmi, dell'accordo di partenariato, sia dei programmi, è perfettamente delineata dal regolamento comune. E quindi noi abbiamo degli articoli da 10 a 13 del regolamento dedicati all'accordo di partenariato e degli articoli da 21 a 25 dedicati ai programmi. Lasciamo perdere l'accordo di partenariato e invece guardiamo i programmi, perché questo ci dà una prima introduzione a leggere i programmi. Purtroppo i documenti proprio dei programmi sono difficilmente leggibili, cioè sono molto, come vi posso dire, cioè, non è un contenuto complesso o poco accessibile, al contrario, ma la loro articolazione li rende poco leggibili, quindi sarebbe molto utile, per esempio, a livello di comunicazione, avere un lavoro proprio di sintesi, ma anche proprio di chiarimento, diciamo, delle varie parti. Vabbè, comunque noi che cosa troviamo dentro, qual è l'indice dei programmi? Una sintesi delle principali sfide. Una volta nei programmi operativi noi trovavamo delle ampie prolusioni di analisi di contesto, queste non le troviamo più fortunatamente nei programmi, ma comunque troviamo una sintesi delle cosiddette sfide che, diciamo, devono essere affrontate o a livello regionale o a livello di programmi nazionali. La giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità degli obiettivi specifici, perché io ho scelto questi obiettivi specifici, come le ho organicamente tradotte in priorità. Nel 14-20, anche qui c'è stato un piccolo cambio di terminologia, poi magari sarà ribaltato nell'uso comune, però nel 14-20 noi parliamo soprattutto di assi, sicuramente lo sapete benissimo, insomma, se un pochino ve ne siete occupati. Adesso la terminologia prevalente è priorità. E quindi le priorità, cioè gli assi, diciamo così, bisogna dire quali sono. Una priorità può far riferimento, cioè più priorità possono far riferimento ad un unico obiettivo strategico. Per esempio l'obiettivo strategico 1, quello dell'Europa più intelligente, dico a puro titolo esempio, io posso anche declinarlo in due priorità, per esempio una priorità competitività e una priorità digitalizzazione. Il punto C sono gli obiettivi specifici per ciascuna priorità, riprendendo dal basket, come vi dicevo, degli obiettivi specifici individuati nei regolamenti del FES e dell'FSE+, io prendo i miei obiettivi specifici e dopo aver giustificato perché ho preso quelli, li metto nel mio programma.
azioni, indicatori ed altre informazioni per ciascun obiettivo specifico. Gli obiettivi specifici vengono declinati in azioni, poi faremo degli esempi concreti su questo. Alle azioni sono associate degli indicatori, indicatori di output, indicatori di risultato. Anche su questo però faremo degli approfondimenti. Il ricorso previsto all'assistenza tecnica, tutti gli assi hanno una priorità di assistenza tecnica che serve a dare supporto, a sostenere l'amministrazione nei suoi compiti, per esempio relativi al monitoraggio, al controllo, alla valutazione. La valutazione è un compito dell'amministrazione titolare per quanto riguarda l'organizzazione della valutazione, ma poi la valutazione deve essere indipendente. Purtroppo questa attività progressivamente è andata un po' perdendosi e questo è un grave limite. E quindi l'asse assistenza tecnica, su cui possono anche esserci, di questo poi parleremo meglio, delle attività dedicate alla capacità istituzionale ed amministrativa anche dei beneficiari. Il piano di finanziamento per anno e per priorità, su cui ci sono delle novità rispetto a 14-20, ma a questo ci arriverò poi più avanti. Le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti. Il partenariato è un elemento fondante dei fondi, nell'uso dei fondi, quindi i regolamenti stabiliscono delle regole precise. In più abbiamo un regolamento che è il codice europeo di condotta del partenariato, che va rispettato, diciamo, nella misura in cui è necessario coinvolgere i partner nelle varie fasi del ciclo di vita della programmazione. Le condizioni abilitanti, anche su questo torneremo, c'erano già nel 14-20. C'è stata una ripresa sostanzialmente del concetto di condizioni abilitanti, ma con qualche modifica. Serve a dare, fattibilità, ad assicurare fattibilità all'esecuzione dei programmi. Anche su questo un attimo, tra breve torneremo, anche se per noi non è immediatamente operativo, nel senso che vanno soddisfatti a livello di programma. Gli aspetti relativi alla comunicazione, molto importanti nei fondi, anzi vincolanti, nel senso che ci sono delle regole precise da rispettare. E poi il cosiddetto SIGECO, cioè il sistema, la descrizione del sistema di gestione e controllo, e quindi l'identificazione dell'autorità di gestione, dell'autorità di audit, dell'organismo che riceve i pagamenti, della commissione. Nel 21-27 c'è una differenza rispetto a 14-20, diciamo non proprio sostanziale, ma sicuramente ricorderete l'autorità di certificazione. Ecco, nel 21-27 dicono i regolamenti, innanzitutto si parla di funzione contabile. Questa funzione contabile può essere anche presa in carico dall'autorità di gestione. In questo caso le autorità del programma, la trimurti, diciamo, del SIGECO, si riduce a due: autorità di gestione e autorità di audit. Però questa è una facoltà prevista dal regolamento. Ripeto che la funzione contabile viene presa in carico dall'autorità di gestione e noi abbiamo quindi più un'autorità di certificazione. Però questa non è, ripeto, non è un obbligo. Molte regioni infatti hanno confermato l'autorità di certificazione, tra queste regioni c'è la Sicilia per esempio, e quindi noi in Sicilia continuiamo ad avere le tre autorità. Questa è una slide, diciamo, abbastanza banale, come dire, piana, nel senso che nel 21-27 io ho programmi nazionali e programmi regionali, poi più avanti vedremo anche quali sono i programmi nazionali. I programmi regionali sono quelli definiti a livello di regione e provincia autonoma, non cambia niente, non cambia nemmeno il fatto che i programmi possono essere monofondo o bifondo, e infatti vi sono delle regioni che hanno optato per il bifondo, non la Sicilia, cioè dei programmi in sostanza che
delle regioni che fanno un unico programma e lo cofinanziano con FESR e con FSE Plus, fermo rimanendo che ognuno dei due finanzia gli interventi che gli sono propri. Questa è una regola fondamentale. Vi sono altre regioni che hanno scelto invece il monofondo. Per esempio la regione siciliana ha scelto il monofondo e quindi in Sicilia io, quando parlo di coesione, ho due programmi, il programma del FESR e il programma dell'FSE+. Credo che quando siamo, insomma, è anche un aspetto organizzativo. Certo, quando siamo di fronte a programmi, a dotazioni finanziarie così forti, così ampie, forse la scelta del monofondo può essere anche giustificabile, insomma. Però, insomma, questa è la situazione. I programmi nazionali sono, quando utilizzano i due fondi, comunque rimangono unici. I programmi nazionali, non esiste un programma, per esempio, istruzione finanziato dal FESR, un programma nazionale istruzione finanziato dall'FS+. Loro sono obbligatoriamente bifondo, sempre nei casi in cui è deciso che i due fondi debbano finanziare entrambi il programma. Poi questo, diciamo, usciremo dalla genericità della strettezza e vedremo poi quali sono i programmi nazionali. Quando parliamo di finanziamento del FESR degli investimenti, per incorrere in problematiche. Questa questione, insomma, coinvolge soprattutto le amministrazioni titolari dei programmi, per esempio le regioni in modo molto importante, molto meno a livello di enti locali, però comunque è una questione che dobbiamo tenere presente. Il FESR, tranne che in alcuni casi ben definiti, non finanzia aiuti di Stato alle grandi imprese, tranne che in alcuni casi definiti, per esempio nell'ambito di interventi cruciali di ricerca e sviluppo e così via. Attrezzatura, software, investimenti in materiali, creazione di reti, cooperazioni, scambio di esperienze e attività che coinvolgono cluster innovativi, informazione, comunicazione e studi, assistenza tecnica, adesso su questo dirò qualcosa, investimenti produttivi in imprese che non sono PMI a condizioni definite, limitatamente ad alcuni interventi dell'obiettivo strategico 1, formazione, apprendimento e istruzione, una piccola invasione di campo del FESR, però molto limitata, in particolare ad attività di ricerca scientifica e innovazione, e in circostanze eccezionali, capitali circolanti alle imprese. Questo l'abbiamo visto durante la pandemia, abbiamo visto come i fondi sono intervenuti anche in base ad una normativa temporanea degli aiuti di Stato, sono intervenuti per sostenere le imprese con liquidità. Di questo parliamo quando parliamo di capitale, circolante, che è un intervento che in genere i fondi non fanno e che sicuramente gli aiuti di Stato, le norme sugli aiuti di Stato non permettono, però appunto in circostanze eccezionali i fondi sono stati utilizzati anche per quello. Una differenza rispetto al 14-20 che vi sottolineo e che può essere utile è che il regolamento del FESR, solo quello del FESR, prevede che vi possa essere un'attività di capacità sulla capacità amministrativa incorporata all'interno delle singole priorità, associata ad obiettivi specifici. Ad esempio, se c'è, nel 14-20 non era così, nel 14-20 noi avevamo che le attività di assistenza tecnica e capacità amministrativa erano tutte inserite nell'asse assistenza tecnica. L'asse assistenza tecnica del 21-27 continua assolutamente ad esistere e su quell'asse è possibile condurre delle azioni per la capacità amministrativa. Però c'è qualcosa in più, nel senso che delle azioni di capacità amministrativa sono anche finanziabili nell'ambito delle singole priorità. Ad esempio, se su una priorità transizione climatica c'è la necessità di rafforzare la capacità dei beneficiari, per esempio di progettare ed attuare, poniamo, comunità energetiche, dico un po' la prima cosa che mi viene in mente, allora possiamo farlo ricorrendo ai fondi stanziati per quella priorità.
Questi fondi devono sempre essere riferiti precisamente ad un obiettivo specifico e questa è una novità rispetto al 14-20. Adesso diamo un po' uno sguardo, insomma, agli obiettivi specifici che declinano, come abbiamo visto, i diversi obiettivi strategici. Partiamo dall'obiettivo strategico 1, Europa più intelligente. Che cosa ci proponiamo di fare nell'ambito di questo obiettivo Europa più intelligente, di questo macro obiettivo strategico Europa più intelligente? Il FESR interviene, assume obiettivi specifici di ricerca e innovazione, sviluppare e rafforzare le capacità di fare ricerca e innovazione, introdurre tecnologie avanzate, digitalizzazione, permettere ai cittadini, imprese e autorità pubbliche di sfruttare i vantaggi della digitalizzazione, competitività delle PMI, rafforzare la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro, anche sostenendo gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese, all'interno del quadro di cui vi dicevo, delle norme sugli aiuti di Stato, competenze limitatamente a questo obiettivo. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità. Quindi il FESR soltanto in questo caso limitato può intervenire su una materia che generalmente è del fondo sociale. Connettività digitale, rafforzare la connettività digitale. Quindi abbiamo, diciamo, nel secondo obiettivo specifico abbiamo interventi che riguardano la capacità delle persone, delle imprese, delle persone e delle autorità pubbliche di utilizzare gli strumenti della digitalizzazione. Nell'ultimo obiettivo specifico, piuttosto, abbiamo l'enfasi sulle reti, sulle infrastrutture per la connettività. Il Fondo Sociale Europeo Plus ha una caratteristica principale, cioè interviene nell'ambito dell'obiettivo strategico 4. Sta tutto nell'obiettivo strategico 4. Però naturalmente contribuisce in una prospettiva di sinergia a raggiungere gli altri obiettivi strategici. Ad esempio, contribuisce sviluppando competenze per la specializzazione intelligente nell'ambito di una demarcazione con il FESR. Sviluppando competenze per le tecnologie abilitanti e la digitalizzazione, formando ricercatori, creando reti e partenariati tra istituti di istruzione, di formazione professionale, di ricerca, sostenendo le microimprese, le piccole e medie imprese e l'economia sociale. Naturalmente anche l'FSE Plus può dare aiuti alle imprese, in particolare agendo nel campo dell'economia sociale e della nuova impresa, soprattutto quando queste nuove imprese sono costituite da persone che stanno uscendo da una situazione di disoccupazione. L'obiettivo strategico 1. Obiettivo strategico 2, l'Europa più verde. Che fa il FESR? Efficienza energetica, promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra. Energie rinnovabili, promuovere le energie rinnovabili. Smart grid, sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti. Clima e rischi, promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di disastri e la resilienza alle catastrofi adottando un approccio ecosistemico. Risorse idriche, promuovere l'accesso all'acqua e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Economia circolare, questo è un obiettivo specifico e molto enfatizzato, diciamo, nella nuova programmazione. Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente rispetto all'uso delle risorse è uno di quei campi, tra l'altro, dove è necessario stabilire delle demarcazioni attente con quello che fa il PNRR. Biodiversità e inquinamento, rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità, le infrastrutture verdi, agrocità, ridurre tutte le forme di inquinamento. Mobilità sostenibile, di grande interesse anche per le amministrazioni comunali. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile come parte della transizione ad un'economia decarbonizzata. Noi abbiamo il terzo obiettivo strategico che interviene sulle reti, sulla realizzazione delle reti. Abbiamo
all'interno di Europa più verde un obiettivo specifico che si occupa in particolare della mobilità urbana multimodale e sostenibile. L'FS Plus contribuisce nell'ottica di cui vi dicevo in precedenza, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche nel campo dell'economia verde, il perfezionamento professionale relativo a settori collegati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia. Cioè, in sostanza, per esempio, il fondo sociale può sostenere l'acquisizione e la diffusione di competenze nel campo dell'economia circolare. Naturalmente questi contributi diciamo non sono razionalizzazioni, sono proprio disposizioni del regolamento dell'FS Plus, che si esprime esattamente in questo modo. L'obiettivo strategico 3, l'Europa più connessa, qui noi abbiamo due obiettivi specifici: sviluppare una rete transeuropea di trasporto resiliente al cambio climatico, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale, quindi azioni sulle grandi reti, azioni del Ministero delle Infrastrutture soprattutto, accesso alle reti, sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete transeuropea e la mobilità transfrontaliera. Qui, diciamo, il regolamento dell'FSE non prevede un apporto specifico del fondo su questo, però, diciamo, in termini generali, tutto quello che il fondo sociale sostiene in termini di formazione di competenze e anche di stimolo, di incentivo alla creazione di posti di lavoro, e chiaramente anche su questo obiettivo, insomma, anche su questo obiettivo strategico incide naturalmente. Però, diciamo, noi non troviamo un cenno specifico su questo nel regolamento dell'FS Plus, però vale questo discorso di impatto generale, insomma, delle azioni del fondo sociale. Obiettivo strategico 4, Europa più sociale. Il FES interviene anche sull'obiettivo strategico 4, cioè sull'obiettivo che è un po' dove il dominus è il fondo sociale, lo fa naturalmente nei campi che gli sono propri, cioè infrastrutture, servizi, attrezzature e così via. E quindi, quali sono gli obiettivi specifici del FES nell'ambito dell'obiettivo strategico 4? Occupazione, rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro mediante lo sviluppo di infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale. Istruzione e formazione, accesso a servizi inclusivi di qualità nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, promuovendo la resilienza dell'istruzione con servizi, attrezzature, finanziamento, sostegno a modalità digitali della formazione, inclusione e protezione sociale, promuovere l'inclusione delle comunità emarginate e dei gruppi svantaggiati mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali, integrazione dei cittadini, in questo caso integrazione di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, anche in questo caso agendo sulle strutture come tipico del fondo, alloggi e servizi sociali, accesso ai servizi sanitari e quindi intervento sulle strutture, sulle dotazioni tecnologiche dei sistemi sanitari, rafforzando il passaggio dai sistemi di cura istituzionale a quelli basati sulla famiglia e le comunità, cultura e turismo sostenibile. Questa è una particolarità, devo dire, aver inserito questo obiettivo specifico all'interno dell'obiettivo strategico numero 4. Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, dell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale. È un po' una forzatura, però sta nel regolamento, a mio avviso, insomma. Naturalmente quando noi parliamo di aiuti alle imprese, cioè di rafforzamento della competitività del sistema della cultura e del turismo sostenibile, stiamo nel primo obiettivo strategico e non qui. L'obiettivo strategico 4, come vi dicevo, è un campo di intervento proprio, insomma, del Fondo Sociale Europeo Plus, anche per è qui che sono concentrate le risorse dell'FS Plus,
quali sono gli obiettivi specifici del fondo sociale all'interno dell'obiettivo strategico 4. Occupazione. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione di tutte le persone in cerca di lavoro, con una priorità trasversale per i giovani disoccupati di lungo periodo. Come sapete bene, adesso è invalso questo acronimo dei NEET, lo dico in diciamo, con la pronuncia italiana, forse si dovrebbe dire NEET, perché è un acronimo in inglese, l'equivalente italiano, giovani che non sono al lavoro, non sono in attività di istruzione e non sono in attività di formazione, giovani fino a 29 anni. E diciamo c'è questa priorità europea, e come vedremo si esprime anche con l'inserimento di una priorità dedicata all'occupazione giovanile dentro i programmi FSE+, una priorità insomma europea su questo aspetto, e analogamente una priorità europea trasversale, nel senso che vale per l'occupazione ma vale anche per l'istruzione e la formazione, è quella che riguarda la parità e la non discriminazione. Il secondo obiettivo specifico è dedicato alla modernizzazione delle istituzioni dei servizi del mercato del lavoro, dall'anticipazione dei fabbisogni di competenze, dalla facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, su transizioni e mobilità. Quindi in sostanza questo obiettivo specifico finanzia gli interventi che aumentano la capacità delle istituzioni di servizi del mercato di lavoro di lavorare in modo efficace, di anticipare i fabbisogni, di promuovere di aumentare l'efficienza delle loro prese in carico e quindi di aumentare i risultati in termini di effettivi avviamenti al lavoro, insomma. Un aspetto di cui si parla parecchio, insomma, non da adesso, insomma, da tempo, è quello del famoso mismatch fra domanda e offerta di lavoro, del disallineamento. Cioè, in sostanza, esisterebbe o esiste un gap fra quello che le imprese chiedono in termini di forze di lavoro, di competenze, e quello che il mercato, tra virgolette, non mi piace questa parola parlando di persone, ma quello che il mercato del lavoro offre in termini di competenze. Cioè, in sostanza, le imprese cercano personale con determinate qualifiche e non lo trovano. Allora qui un'attività di anticipazione dei fabbisogni è importante, quindi di sorveglianza, di osservazione e poi per esempio di attivazione di misure di formazione è ritenuto, diciamo, molto importante. Quindi in questo sono le istituzioni e servizi del mercato del lavoro che devono impegnarsi. Terzo obiettivo specifico, parità ed equilibrio vita-lavoro, e qui diciamo l'obiettivo insomma è quello di promuovere la partecipazione equilibrata per genere al mercato del lavoro. In molte regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, è ancora impressionante, nonostante si potrebbe anche pensare il contrario, no? Ma è ancora impressionante il divario fra i tassi di occupazione per genere, ovvero in sostanza il rapporto fra le persone occupate e la popolazione di riferimento. Misurato per la componente maschile, il tasso di occupazione è molto molto più alto che per la componente femminile, ed è anche straordinariamente c'è uno straordinario divario anche rispetto alla media europea, e questo naturalmente è un elemento di forte attenzione dei fondi. Quindi parità ed equilibrio vita-lavoro. Questo significa anche finanziare degli interventi di facilitazione, insomma, nel campo dei servizi, per esempio, per l'accesso a servizi che consentano appunto di raggiungere, insomma, questa parità, o di perseguire questa parità. Adattamento e salute, promuovere l'adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano. La nostra popolazione sta invecchiando quindi c'è bisogno di misure che sostengano l'invecchiamento attivo e ambienti di lavoro che tengono conto dei rischi per la salute. Qui mi permetto, diciamo, una piccola digressione, che però comunque è uno spunto di riflessione. Forse qualcuno di voi o ha letto o ha esaminato delle
le notizie che riguardano le previsioni sull'andamento della popolazione nel nostro paese sono delle previsioni sconvolgenti di cui la politica fino adesso non si è ancora fatta carico. Cioè nel giro di 20 anni in realtà la nostra popolazione diminuirà in maniera consistente, i tassi di vecchiaia aumenteranno in maniera esponenziale e le forze di lavoro, i ragazzi già non ci sono più, tra virgolette, i più giovani, e le forze di lavoro diminuiranno in maniera consistente. E questo è uno scenario che, diciamo, rispetto a cui queste politiche, a mio avviso, non sono molto in grado di incidere. Però, insomma, è uno scenario, devo dire, che riguarda poi tutto il paese. Una volta c'era una distinzione in questo fra centro-nord e mezzogiorno, adesso anche il mezzogiorno è in forte declino. Scusate, insomma, questa digressione. Mi sono occupato, per esempio, di questo problema analizzando dei dati relativi alla Puglia. Nel giro dei prossimi anni scomparirà dalla Puglia la popolazione di Bari, sostanzialmente. Cioè è come se anagraficamente nei prossimi 20 anni 400.000 residenti di Bari non ci saranno più. Questa è l'entità, diciamo, del fenomeno in cui stiamo entrando. L'obiettivo 5, e quindi i primi quattro obiettivi sono quelli relativi al lavoro e all'occupazione. Adesso parliamo dell'altro grande campo di intervento del fondo, che è quello di istruzione e formazione. Sistemi di istruzione e formazione, migliorare sistemi di istruzione e formazione per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, sistemi formativi duali e apprendistati, duali, diciamo, fra scuola e lavoro. 6. Accesso all'istruzione e alla formazione, promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e formazione inclusiva e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dalla prima infanzia fino all'apprendimento degli adulti. I bambini e i ragazzi devono avere pari opportunità di accedere ai sistemi di istruzione e formazione. Apprendimento permanente, ovvero prolungato lungo l'intero arco della vita, per dare opportunità di migliorare il livello delle competenze e di riqualificazione per tutti. E questi sono gli obiettivi specifici che riguardano il sistema dell'istruzione, della formazione, dell'apprendimento permanente. E poi entriamo nel campo degli obiettivi specifici che riguardano l'inclusione. Quindi abbiamo l'obiettivo 8, inclusione attiva, incentivare l'inclusione attiva per promuovere la pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati. L'integrazione socio-economica dei cittadini, promuovere l'integrazione socio-economica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti. L'obiettivo di integrazione socio-economica delle comunità, ad esempio di comunità emarginate come i Rom. L'obiettivo dell'accesso ai servizi, migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili a prezzi accessibili, modernizzare i sistemi di protezione sociale, migliorare l'accessibilità dei sistemi sanitari. L'integrazione delle persone a rischio, e quindi promuovere l'integrazione delle persone a rischio di povertà o di inclusione sociale, comprese persone indigenti e i minori. Anche qui non so se qualcuno di voi abbia letto, insomma, o abbia si sia trovato a esaminare i dati della Caritas sulla povertà. Sono dati impressionanti che testimoniano di una crescita verticale del fenomeno della povertà, anche riferito a bambini e ragazzi. Su questo è un problema europeo, tant'è vero che l'Unione Europea ha lanciato un'iniziativa che si chiama Child Guarantee, che serve appunto, uno di questi un po' atti politici che però poi sono seguiti, insomma, dalla definizione di strumenti che servono a combattere la povertà materiale educativa dei piccoli. Adattamento e salute, contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale agli indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento per la loro inclusione. Questo non c'era nel 14-20, o meglio, fino alla pandemia non c'era, poi durante la pandemia ci sono state delle revisioni, sostanzialmente delle spese ammissibili da parte dei fondi, anche dell'FSE+,
è diventata ammissibile nel periodo della pandemia proprio la fornitura di prodotti alimentari, cioè come si dice il contrasto alla deprivazione materiale. E la Commissione ha ritenuto di mantenere questa possibilità anche nel 2021-2027. Quindi l'FS Plus, ripeto, è una, insomma, novità, una piccola novità rispetto al passato, può anche finanziare gli interventi di contrasto alla deprivazione materiale. Adesso, sull'obiettivo strategico 5, Europa più vicina ai cittadini, poi torneremo, nel senso che questo per noi è un argomento cruciale, ovviamente. Quali sono gli obiettivi specifici? Sono due, uno relativo alle aree urbane e l'altro relativo agli altri territori. Quello relativo alle aree urbane è promuovere lo sviluppo integrato e inclusivo di tipo sociale, economico e ambientale, la cultura, il patrimonio naturale, lo sviluppo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane. È un focus da sempre dell'Unione Europea, quello di intervenire rafforzando la funzionalità delle aree urbane, la loro capacità di produrre servizi per il territorio. L'altro obiettivo specifico invece è a quello che non è urbano, promuovere lo sviluppo integrato e inclusivo di tipo sociale, economico e ambientale, la cultura è identico, la cultura e il patrimonio naturale, lo sviluppo sostenibile e la sicurezza nelle aree non urbane. Noi abbiamo interpretato prevalentemente questo obiettivo specifico per finanziare o per continuare a finanziare la politica delle aree interne, anche se, come vedremo, ci sono anche un po' delle estensioni rispetto a questo approccio. Ne parleremo in particolare quando esamineremo un po' la programmazione siciliana, insomma, soprattutto del FESR. Il Fondo Sociale Europeo Plus può partecipare al finanziamento delle strategie di sviluppo locale e territoriale attraverso interventi tipici dell'OS4, ma tutto quello che fa il Fondo Sociale Europeo Plus riguarda interventi tipici dell'OS4, solo nell'obiettivo strategico Europa più sociale, solo che, come dire, l'incidenza di questi obiettivi si riverbera anche sugli altri obiettivi, per esempio, abbiamo visto, sull'obiettivo strategico 1, sull'obiettivo strategico 2 e anche sull'obiettivo strategico 4. Però io non ho delle somme applicate di fondo sociale agli obiettivi strategici 5.1 e 5.2. C'è una contribuzione, diciamo così. Sull'obiettivo strategico 5 anticipo insomma una piccola parte delle discussioni successive parlando dello sviluppo territoriale integrato. Allora, i regolamenti confermano nel 21-27 questa attenzione allo sviluppo integrato territoriale. E infatti, in particolare l'articolo 28 ci dice che la politica di coesione continuerà a sostenere lo sviluppo territoriale integrato attraverso, diciamo, due strumenti ed altri possibili. Il primo strumento, che sicuramente conoscete bene, è quello degli ITI, degli investimenti territoriali integrati. Diciamo, gli ITI in sostanza sono basati su strategie territoriali che comportano il sostegno o da più fondi, cioè possono prevedere il sostegno di più fondi o anche il sostegno di più programmi o di più priorità all'interno dello stesso programma. Insomma, sono dei progetti integrati sostanzialmente, investimenti territoriali integrati. Quindi dentro uniti io per esempio ci posso mettere alcuni interventi tipici dell'obiettivo strategico 5.1, poniamo, ma ci posso anche mettere degli obiettivi degli interventi che riguardano gli obiettivi strategici delle priorità, per esempio sull'Europa verde, per quanto riguarda infrastrutture verdi, ad esempio. E allo stesso modo posso inserire degli interventi finanziati dal Fondo Sociale che riguardano, ad esempio, il contrasto a alcuni aspetti di deprivazione materiale o di esclusione sociale. Quindi gli investimenti territoriali, appunto, sono progetti integrati in senso classico. Magari qualcuno di voi magari si sarà occupato
a suo tempo di progetti integrati territoriali. Ricordate, insomma, come noi eravamo di fronte a interventi, come dire, eterogenei dal punto di vista della loro tipologia di infrastrutture, di servizi, di settore, ma diciamo tutti questi progetti poi contribuivano a un obiettivo comune di sviluppo e coesione del territorio. E quindi l'ITI è il primo strumento dello sviluppo integrato territoriale, ti opprimo come dire, seguendo l'ordine del regolamento. Il secondo strumento è quello dello sviluppo locale partecipativo. Sicuramente molti di voi hanno contatto, insomma, con le politiche leader, con le politiche dei GAL. Queste politiche erano inizialmente confinate, un dominio, un campo, insomma, dello sviluppo rurale. Poi già dal 14-20 i regolamenti hanno ampliato la possibilità che lo sviluppo locale partecipativo riguardasse in realtà anche, come dire, domini tipici, per esempio, del Fondo Sociale o dell'FSE Plus. Però il meccanismo è sostanzialmente lo stesso, nel senso che noi abbiamo strategie integrate territoriali, concentrate su territori subregionali, che sono guidate da gruppi di azione locale, i GAL, solo che non sarebbero più GAL, diciamo, rurali, ma GAL. Possono essere GAL invece, per esempio, di tipo urbano, basate su strategie partecipate che soddisfano bisogni locali, che promuovono reti, accessibilità e innovazione. Devo dire che lo sviluppo locale partecipativo non è mai in realtà, nella pratica, veramente uscito dall'ambito dello sviluppo rurale. Sono dinamiche complesse che prendono anche molto tempo per essere realizzate e questo all'interno di programmi che comunque hanno delle scadenze stringenti per l'attuazione è un problema. Comunque, un elemento comune. E poi esistono altri strumenti territoriali, cioè gli stati membri e le singole regioni possono anche identificare strumenti che non sono propriamente parte di ITI, che non costituiscono propriamente IT o sviluppo locale partecipativo, insomma, ecco, possono inventarsi qualche altra cosa sostanzialmente. Per esempio, mi viene in mente un'esperienza molto interessante che fu fatta dalla Puglia in sostanza sui distretti culturali, si chiamavano sistemi ambientali e culturali, che erano iniziative integrate di valorizzazione del patrimonio culturale, territoriale, naturalmente. Ecco, questo sarebbe un altro strumento territoriale, insomma. Per un progetto integrato con caratteristiche specifiche e settorialmente mirate. Gli interventi in particolare relativi a ITI ed altri strumenti devono essere inquadrati in strategie territoriali che vanno elaborate dai territori, che descrivono l'area in cui si interviene, i fabbisogni di sviluppo e potenzialità, l'approccio integrato di policy, coinvolgimento dei partner, eventualmente la lista delle operazioni. Le strategie di sviluppo locale partecipativo devono essere basate ovviamente sul coinvolgimento delle comunità. Devo dire che in generale tutti gli strumenti di sviluppo territoriale dovrebbero, in linea di principio intendo, come funzionalità, essere basate sul coinvolgimento del partenariato, degli stakeholder e delle comunità. Comunque questi aspetti li riprenderemo nel corso dei prossimi webinar, inquadrandoli all'interno di come dire, una trattazione più concreta, diciamo, e calata, diciamo, nella realtà, nel contesto che si sta definendo della programmazione regionale siciliana. Allora, questa terza parte è molto impegnativa e sono le 11:53, cioè molto impegnativa. Insomma, serve un po' a rimettere in ordine dei concetti che moltissimi di voi hanno già praticato, però vedere un po' come sono, come dire, insomma, quali sono le principali disposizioni del 21-27, vedere se ci sono delle modifiche rispetto al passato e anche cominciare un pochino a prefigurare, come dire, quali saranno, a immaginare quali saranno i propri impegni, insomma, sulla prossima programmazione. Però è una parte relativamente pesante, quindi insomma io la rimanderei al prossimo incontro.